fiamma al giorno, energie dell'8 di giugno. Scegliete la vostra variante, rosa gialla, rosa azzurra, rosa rosa. Chiediamo ai nostri angeli che intervengano in questa stesa per darci le energie dell'8 di giugno. Vediamo un po', rosa gialla. Ah, oggi raccoglierete i frutti di qualche cosa a cui tenete tantissimo, a cui lavorate da tanto tempo. Per le fiamme gemelle potrebbe essere relativamente proprio al viaggio di fiamma. Comunque sia, sarà un qualcosa che praticamente arriverà a frutto, portare frutto e lo raccoglierete con abbondanza, relativamente a qualcosa a cui appunto lavorate da tanto tempo, a cui un progetto diciamo che avete avviato. E sarete felici, felici, ci sarà la massima espressione della felicità. Questa raccolta vi porterà tanta, tanta felicità. Città, perché è come se avesse trovato proprio la chiave per ottenere, diciamo, i risultati che desideravate. E infatti questo viaggio di fiamma mi porta proprio a un senso di appunto il senso dell'11, che è proprio il viaggio di fiamma. Qua mi sta dicendo che tutto questo non presuppone che ci sia ancora qualche ombra nel viaggio di fiamma, o comunque qualche cosa relativamente a questa situazione, però oggi godrete comunque di una grandissima felicità relativamente appunto a questa situazione. Poi magari quest'ombra vi rifletterà ancora qualcosa su cui lavorare, magari per perfezionare, quindi c'è ancora bisogno di perfezionare qualcosa, ma oggi proprio sarete contentissimi. Infatti c'è proprio il nutrimento, c'è qualcosa che arriverà veramente a dare i suoi frutti e saranno veramente abbondanti, sarete proprio felici di ricevere tutte queste manifestazioni di un'energia che avete nutrito da tanto tempo e ora appunto avete i frutti. E qua ci sta di nuovo dicendo attenzione, che questo non presuppone che non ci siano comunque altre difficoltà, però diciamo che nonostante quelle difficoltà questo specchio ancora un po' offuscato vi porterà proprio a vedere ancora ciò che va perfezionato, però diciamo che la giornata di oggi sarà molto felice. Poi vedrete anche quello che va un po' in un certo senso portato a perfezionamento. Allora, rosa azzurra. Oggi c'è l'energia del futuro, oggi capirete qualche cosa, sarete proprio portati a vedere il futuro, comunque avere un'illuminazione su quello che sarà, quello che avverrà. E questo anche qua mi dà un 11, quindi ci sarà qualche cosa sul cammino di fiamma, o comunque per chi non è fiamma, qualche cosa che riguarda il futuro. Capirete che siete in una situazione, o siete in una situazione che vi porterà a un futuro, e quindi intuirete in che modo, oppure ci sarà proprio la sensazione di capire che cosa fare per creare appunto il vostro futuro. E infatti qua c'è il senso del cambiamento, infatti sarete portati proprio a un cambiamento, c'è una situazione che cambia, un'energia che porta a mutare la direzione, quindi in un certo senso quello che vi dicevo prima è perfetto, perché ci sarà la comprensione di quello che dovete andare a fare ancora proprio per creare il vostro futuro, quindi la via che dovete prendere, le situazioni che dovete considerare e gli aggiustamenti eventuali che vanno fatti, quindi c'è proprio l'energia del futuro che si sta creando sotto i vostri occhi. Vediamo un po'. Ok, qua ti sta dicendo il cambiamento lo apporterete se sarete centrati in voi stessi. Non guardate cosa va bene per gli altri o quello che viene detto che bisogna fare, ma è proprio entrare nella propria sovranità, nel proprio potere per scegliere questa nuova direzione su cui siamo indirizzati e quindi poi andare a creare il nostro futuro. Vediamo un po'. Eh sì, e c'è un cambiamento che arriva anche notevolmente importante. Attenzione che questa capacità di entrare in voi stessi probabilmente vi porterà su una via di cambiamento totale, ma siate proprio disposti a prendere questa opportunità perché l'avete creata voi con la vostra sovranità entrando in voi stessi e quindi dovete operare qualche cosa di concreto proprio per cambiare totalmente, diciamo, la situazione. Quindi state creando il vostro futuro, ma sappiatelo fare consapevolmente. Quindi le energie che arrivano devono essere incanalate nella via giusta, ma sapremo la via giusta solo entrando in noi stessi e contattando la nostra anima. E poi rosa rosa, vediamo un po'.
Energie alte, oggi ci sarà buon umore, cambiamenti che arrivano grazie a questo buon umore o comunque cambiamenti che vi porteranno buon umore, ma è comunque sempre importante tenere le energie alte, qualsiasi cosa accade, quindi ci sarà veramente un qualcosa che comincia grazie a queste energie alte e che vi porteranno proprio a cominciare una nuova fase in alcuni ambiti della vostra vita, possono essere cambiamenti anche piccoli, ma comunque ci sono delle novità che arrivano, però sappiate prenderla con la giusta vibrazione dell'anima, quindi bisogna essere proprio sempre molto ottimisti, ovviamente realisti, quindi anche qui qua ci mi dice flessibilità, quindi andare un po' a vagliare la situazione, ma non con il pessimismo, perché il pessimismo porta giù l'energia e quindi impedisce i cambiamenti. Vediamo un po'. Qua c'è la realizzazione. Caspita, incomincia qualcosa di importante invece, non è solo qualcosa di piccolo. Beh, potrebbe essere, per esempio, raggiungere un obiettivo, magari anche se non è eccezionale, comunque raggiungere un obiettivo, però potrebbe anche essere una situazione importante. Quindi tenete bene gli occhi aperti, ma tenete bene alte le vibrazioni. E qua ci dice che sarete guidati dalle stelle, quindi nessuna paura, vibrazioni alte perché siete protetti dall'alto.